Minchia, fino al 15. Poi ci prendo i suoi giorni per passare. Io. Incredibile. Vabbè, quando è che viene iscritto? A gennaio, no? Sì, ma tipo 20 giorni prima. Ecco, sì. Sì. Però prima almeno il prato, dovete meglio che voglio. Scolimento. Sanno cos'è la media del vendita, no? 10 numeri, insommate di 10%. Insommate di 10%. Però per esempio la vostra, alla fine della vostra carriera universitaria, quando siamo al momento della tesi, se mai ci arriverete, no, ma quel tipo lì deve smetterlo di ridere così mi fa venire troppo il nervoso. Sì, ah, so. Sì. Sì, ma ride troppo, cioè. Ognuno dei corsi ha avuto un esame finale, ognuno è connesso, però i corsi pesano diversamente per quanto riguarda i crediti. Il primo corso ha C1 crediti, il secondo ha C2, può essere diverso da C1, eccetera. E poi naturalmente voi avete preso dei voti, gli esami, il conto che dovete fare, cioè fa la segreteria, però vedete che facciate anche voi, perché si vede uguale, è grande che ce lo dici, C1 più 1 più G2 più 2 diviso C1 più C2 più Cn. Si parla di media pesata, certo dicono ponte. La media pesata dei voti è una cosa. Sì, è morto. Va bene, non una persona. Ecco, il concetto di media che ma serio. Oggi è un quadro integrale, quindi è una sorta di somma di infiniti contributi diviso una cosa dello stesso tipo, dove somma tra virgolette, somma sarà un integrale. Va bene? Allora, il simbolo che di solito si usa è questo qui, l'integrale col taglietto, b f di x di n uguale a integrale su b di f di x di m, misura, diviso la misura di b. Cioè quello che c'è sotto è l'integrale su b di 1 di m. Cioè l'integrale di f diviso l'integrale di 1 rispetto naturalmente alla misura che è stata fissata, quindi fronzoli necessari, per dare senso a quello che c'è scritto. Cosa avremo? Avremo un quadro di spazio elementare di misura. Poi avremo insieme b, ci stiamo facendo sopra un'integrale, ne stiamo calcolando la misura, naturalmente deve essere misurabile. Poi stiamo integrando su b una funzione f, quindi abbiamo f definito su b a valori anche vettoriali, Rn integrabile. Questo è il numeratore, nel senso del numeratore, che fa riconoscenza, dobbiamo supporre. Chi se ne frega, neanche di avanzare. Guarda, chi se ne frega. Va bene? Allora, questo è il quadro. In questo quadro si dà una definizione che chiamiamo media di F sull'insieme di Come fa a rientrare questo? Chi sarà lo spazio di misura che prendiamo? E chi sarà il sottoinsieme, diciamo, che prendiamo A uguale a B lo stesso, va bene? Come A, allora A, come seminello che prendiamo? Come seminello prendiamo il vuoto, che dobbiamo prendere per forza, e per esempio i singoletti, che con M e con N, insieme costituiti da un solo. Come misura, misura da E in R, allora naturalmente la misura del vuoto deve fare 0,
e la misura dell'insieme ridotto al solo e comune, il credito corrispondente, chi è la funzione F, allora V uguale A, prendiamo, chi è la funzione F, allora la funzione F, quindi definita in A a valori reali, in questo caso la funzione F associa all'esame iesimo il voto iesimo. Va bene? Allora, se facciamo il conto, cos'è l'integrale di F? Allora, qui con questo spazio di misura è la stessa cosa parlare di funzione a scala, di funzione integrabile. Cioè, le funzioni sono n duple, va bene? Le funzioni sono n duple di elementi e tutte sono a scala. Sono ciascuna costante sul singoletto che è l'elemento del segmento. Va bene? E non c'è niente da dire, zero fuori, perché abbiamo un numero finito di oggetti. Va bene? L'integrale, che cos'è l'integrale della funzione a scala? È il valore della funzione f con k moltiplicato per la misura dell'insieme su cui la funzione vale v con k, che è c con k, somma rispetto a k, e la misura complessiva dell'insieme è la somma delle misure di tutti i singoletti. E le medie esatte rientrano là dentro, un'altra cosa che non rientrano là dentro, come le medie quadratiche e così via, però questo è un concetto che non si vede. Naturalmente è dato il nome media perché dovrà succedere che il valore della media lì sta compresa fra il minimo e il massimo, se no l'avremmo chiamato in un altro modo. Minimo e massimo non ci sono nel caso generale, ci saranno l'if e il sud della funzione. Se la funzione è integrabile, necessariamente limitata, l'inf e il sub sono finiti. E abbiamo il teorema della media che dice ciò. Il quadro detto. Risulta inf di f su b minore uguale media di f su b minore uguale sub di f su b. Probabilmente questo qui vuol dire una scrittura abbreviata, un'altra scrittura abbreviata è inf per x appartenente a b di f di x, e la scrittura corretta è l'inf dell'insieme degli f di x, tal che x è di x, cioè l'insieme immagine. Di tramite, questo è sempre significato di quelle notazioni abbreviate quando c'è l'inf su. Allora, dimostrazione semplicissima, accendiamo lì. Quindi se il vostro voto minimo è 25, il vostro voto massimo è 30, non può venirvi una media di 31, oppure di 22, va bene? Anche se ci sono i crediti. Allora, per ogni x di b diamo f di x minore uguale, allora chiamiamo n' questo inf di f su b per non scriverlo, riscriverlo troppe volte, e n secondo il sub di f su b. Va bene? Teorema del confronto, integrale su b di m', quindi m piccolo, minore uguale all'integrale su b di f di m piccolo, minore uguale all'integrale su b di m secondo di m piccolo. Linearità, questo qui passa fuori, questo qui passa fuori, divido la misura di b. Perché qui è rimasto m' per la misura di b, l'integrale su b di 1, la misura di b mi lascia la misura di b, quando divido a sinistra mi resta m', a destra mi resta m secondo, in mezzo.
Una delle impostazioni più facili. Ecco, abbiamo un secondo teorema, che è un piccolo contributo alla comprensione dell'integrale. Allora, uno nelle situazioni elementari si immagina che quando fa l'integrale su un insieme molto piccolo è pressa poco come integrare una costante, è pressa poco quindi come integrare la costante che si ottiene prendendo il valore della funzione in un punto dell'insieme molto piccolo, molto vicino all'insieme. Allora, ecco, questo qui è vero, naturalmente, se abbiamo un'ipotesi di continuità, perché se voi fate l'integrale di una funzione fatta così, o una funzione fatta così, diciamo, su un intervallo rispetto alla misura ordinaria integrabile, sì che è integrabile. Ho preso una funzione continua e l'ho cambiata in un punto, che è come dire, ho preso una funzione continua e le ho sommato la funzione che vale questa differenza in questo punto è 0 fuori. Come fatta la funzione che vale pinco pallino in un punto e 0 fuori quando siamo nella misura ordinaria? È una funzione a scala. Il pinco pallino è uno degli insiemi elementari e la funzione è 0 fuori. Va bene? Allunghiamo la parentesi. L'integrale di questa funzione è quella che si ottiene. L'integrale di questa funzione non risente del valore che è sta in questo punto, perché nel fare l'integrale di quel contributo che è fatto così, io devo prendere il valore che ha la funzione e moltiplicarlo per la misura dell'insieme. La misura di un insieme ridotto un punto nella misura ordinaria è 0. Allora, tutte le volte che i singoli punti sono misurabili con una misura 0, se io cambio la funzione in un punto, in un numero finito di punti, l'integrale non se ne accorge. Cioè, trovo ancora una funzione integrabile, se sono partito da una integrabile, e la trovo con lo stesso valore dell'integrale. Va bene? Quindi un'osservazione, diciamo, banale, ma è bene averla fatta una volta per tutte. Naturalmente tutto cambia se i singoli punti, penso io, gli esami c'erano i singoli punti dell'insieme e la situazione cambiava. Analisino, dove GFU, accidenti, non vero. Va bene? La situazione era tutta. Allora, se io faccio la media su un insieme di, anche piccolo proprio volete, vicino a questo punto, casomai troverò un valore che è prossimo a questa ordinata qui, non certo. Va bene, anche è chiaro che sono delle cose. Poi abbiamo dato un nome al teorema delle convergenze abbiamo bisogno di una nozione di piccolezza che ci mettiamo per un video AM spazio di misura con A contenuto in uno spazio di video, in modo che ci sia la nozione di distanza, la nozione di limite, la nozione di continuità. Poi abbiamo un insieme di misurabile. No, non abbiamo gli insiemi misurabili, abbiamo una successione di insiemi misurabili, vediamo così. Uno vorrebbe dire al tendere di lì al punto, al tendere di lì al punto. È una nozione di limite che naturalmente non rientra in quella che abbiamo dato noi, bisogna aggiustarla. Allora prendiamo una successione di K di insiemi misurabili. Va bene? E una funzione f, diciamo, che è integrabile, diciamo, dall'unione di k, per esempio, o da tutto a, è la stessa cosa, prendiamola da tutto a, a valori, per esempio, reali, può anche essere a valori vettoriali, integrabile su ciascuno dei di k. Qui probabilmente ci interesserà misura dei di k maggiore di 0 perché vogliamo fare la media. Allora, il limite per k tendente all'infinito della media su di k di f e di m
sarà uguale al valore f di sco 0, il sco 0 come ho detto chi è, sarà un punto di A, se in aggiunta f è continua in sco 0. Quindi abbiamo un punto a priori appartenente ad A. Va bene? Se f è continua nel punto abbiamo questo risultato. Se f è discontinua, caso non c'è. Non ho detto il di K che tendono al punto, allora riscriviamo bene le ipotesi, allora. Non ho detto che di K tendono al punto. Allora, diamo una parola a questo. Punti sono zero, in cui F continua. Allora, cosa vorrà dire che di K tendono al punto? Com'è che lo possiamo esprimere? Diciamo che ciascuno dei di K è incluso in una palla che ha un certo raggio delta K e centro di sco 0. Delta K sono numeri positivi che formano una successione infinitesima. Un modo per dire che insieme, diciamo, finiscono nel punto. In questa ipotesi vale la forma limite per K tendente all'infinito della media su di K di F di X di L uguale a F di sco 0. Il punto può appartenere o non appartenere a di K. Per esempio, se io faccio il limite per K tendente infinito della media sull'intervallo un cappesimo, due cappesimi di cos x di x, allora questi intervalli qui cosa fanno? Tendono all'origine in quel senso, x con 0 uguale a 0 e la palla di raggio K sarà meno 2 trapesimi, per esempio, meno 2 trapesimi, 2 trapesimi, in modo che di K siano contenuti nella palla. E questi qui sono raggi che tendono a 0. Va bene? Allora, la nostra funzione è continua, quindi fa questa funzione. Qui potevo metterci una cosa più complicata, che naturalmente uno potrebbe fondamentale il calcolo con cui lo calcola, se mettevo cos'è x2 non lo calcolava più, era ancora vero, il cosetto di 0 quadrato. Va bene? Come si fa a dimostrare questa roba? Allora lo facciamo a valori reali, poi vale se si pensa alle componenti per i valori vettoriali. La media di una funzione a valori vettoriali, ho adesso dico un'altra parola, è chiaro che è il vettore che ha come componenti le medie, perché la cosa vale per gli integrali, poi si tratta di dividere tutte le componenti per lo stesso numero. Quindi certi risultati che valgono per il caso dei valori reali si trasportano immediatamente al caso dei valori vettoriali, per esempio questo. Allora, fisso epsilon e certo K star vale che di K uguale di K star il valore della media, il valore della media di K di F di M sia compreso fra chi e chi, voglio che il limite sia F di sco 0, F di sco 0 meno epsilon, e F di sco 1 più epsilon. E la tesi è, per ogni epsilon esiste K star che verifica questo. Allora, cominciamo a dire la funzione continua. Allora, se la funzione è continua, trovo delta maggiore di 0 tale che per ogni x
appartenente al dominio della funzione si chiamava intersezione, la palla che era raggio delta e centro x con zero, quindi siamo in valori reali e quindi possiamo dire f di x compreso tra f di x con zero meno epsilon f di x con zero più epsilon. Allora capite subito allora che se B è un qualunque insieme contenuto nella palla, cosa succederà della media di F su B? La media di F su B per il teorema della media è compresa tra l'inf su di F su B, ma l'inf è maggiore o uguale di questo e il sub è minore o uguale di questo. Quindi anche la media sarà compresa tra F di su 0 meno epsilon e F di su 0 più epsilon. Così qualunque sia B. Allora basterà far vedere che i nostri BK rientrano in questa categoria per K abbastanza grande. Allora la successione delta K è infinitesima, trovo K star, tale che per ogni K maggiore o uguale di K star, delta K sia minore o uguale del delta che trovo. Allora se K è maggiore o uguale di K star, cosa succede? Che il nostro insieme di K è contenuto nella palla di raggio delta K, centro x con 0, è contenuto nella palla di raggio delta, centro x con 0. Se K è più piccolo di delta. E allora questi di K sono gli ammessi in questa disuguaglianza. Va bene, due parole su un caso importante di una media di una funzione a valori vettoriali, è il baricentro. Una volta fissato il sistema di riferimento, il baricentro, allora B è il nostro insieme misurabile, che aveva il significato di corpo, va bene, che ha un certo peso, va bene? Il baricentro G è la media su B di X in DM, cioè sto ritagliando la funzione X che dice X. Qui diciamo che siamo in R3 per fissare le idee, va bene? Siamo in R3. Le coordinate sono le medie delle singole coordinate, l'integrale di x con y, la media di x con y. Allora sul libro, se volete guardarlo, c'è un'estensione anche poi un esercizio successivo, credo, un'estensione del teorema della media, che naturalmente non può essere scritto in questi termini per le coordinate vettoriali, avrà a che fare con l'immagine della funzione, cioè la media sarà un punto dell'RM immagine che sarà da qualche parte rispetto all'immagine della funzione. Il baricentro è un punto dello spazio ambiente che sarà da qualche parte rispetto a lì. Se lì è fatto così non c'è nessun motivo perché il baricentro stia qui. Se la massa che possiamo pensare variabile da punto a punto, che so io, è tutta concentrata da questa parte qui, e di qui ce n'è poca perché l'insieme era rarefatto, il baricentro per esempio sarà qui. Se la massa è concentrata qui e qui, e qui ce n'è poca, il baricentro magari è qui. Va bene? Allora sul libro viene dimostrato che il baricentro sta dentro questo insieme. L'intersezione di tutti i semispazi che contengono l'insieme. Tutti i semipiani sulla figura. Va bene? Chiudiamo con le medie. Chiudiamo il teorema fondamentale. Ecco, allora, il teorema fondamentale calcolo vuol dire analisi matematica, va bene, eh? Oppure calcolo integrale. Ma se andiamo via. No, bene, andiamoci. Allora, il teorema fondamentale del calcolo
sostanzialmente riduce il problema dell'integrazione, o lo vede in qualche forma equivalente, il problema dell'integrazione effettiva di una funzione con risoluzione di un particolare differenziale. Dopodiché si capisce che la teoria dell'integrazione sarà uno strumento importante nella teoria delle equazioni differenziali, che quindi è proprio così. Va bene? Con l'origine storica e basta. No, molti non devono avere significati, ma in situazioni particolarissime, che non sono il centro della teoria dell'integrazione, assolutamente. I teoremi di cui stiamo adesso sono legami, rapporti, diciamo, fra la teoria dell'integrazione e la teoria dell'integrazione. Va bene? Rapporti fra derivazione e integrazione. Allora, il primo teorema riguarda la cosiddetta funzione integrale. Allora, però bisogna premettere una cosa. Allora, questo qui lo baffo, qui tiriamolo via. Più. Allora, ci interessa un qualche cosa di molto maneggevole che riesca ad essere vero in tutti i casi, che ha a che fare con la proprietà di inizio. Allora, vogliamo, allora siamo in R o in un intervallo. In generale, aperto, chiuso, semiaperto, qualche problema. E poi abbiamo una funzione definita in i, diciamo, valori reali. Allora vogliamo definire un qualche cosa che sia fatto da definire per a e b generici appartenenti a b, in modo che valga questa richiesta: integrale fra e b di f di x e di x è uguale all'integrale tra a e c di f di x e di x più l'integrale fra c e b di f di x e di x, e questo qui per ogni a, b e c appartenenti a i, indipendentemente dalla loro posizione reciproca. Allora, naturalmente, se a sta qui, b sta là e c sta in mezzo, è naturale dire, boh, questa qui è la proprietà additiva dell'integrale. Va bene? Allora, lo chiamiamo proprietà additiva generalizzata. E perché coincida con la proprietà additiva, occorrerà, è opportuno, diciamo, definire questo oggetto esattamente quando a è minore di b, come nella figura, come l'integrale sull'intervallo di b. Naturalmente la definizione non funzionerà, non può essere questo sempre l'integrale sull'intervallo b, tanto l'intervallo b può perdere il significato quando b è perché l'insieme di punti compresi tra e b quando a è più grande di b è vuoto, e non è questa la definizione. Allora, la definizione che riesce a salvare tutto e dimostrare questo è la seguente: l'integrale fra e b, fatemi scrivere poco, f di x in dx uguale all'integrale tra e b sull'intervallo b di f di x in dx quando a è minore di b. Vale invece meno l'integrale su BA quando A è maggiore di B, che allora ha senso l'intervallo BA, va bene? E infine vale 0 se A uguale a B. L'integrale fra A 5 e 5 vale 0, non perché va dicembre dopo un solo punto, allora qui e allora là. Vale 0 per lo stesso motivo per cui l'acqua volge a 100 gradi, cioè per definizione di grado in quel caso là. Va bene? E qui per definizione di questo. Così lo chiamiamo integrale orientato.
Allora, questa piattaforma qui vale sempre. Pigliate questa situazione, per esempio, cosa diventa la formula in questa situazione, quella là, in questa situazione qui? Cancelliamo questa. Allora, diventa, allora, l'integrale su AB è l'integrale da AB, è l'integrale su AB, lo scrivo nemmeno F, perché è sempre quello che sto dovendo scrivere, uguale all'integrale su AC, gamma di C, più l'integrale su CB. Chi è più l'integrale su CB? È più nel senso di meno l'integrale su BC. È vero o non è vero? L'integrale su AC, che è l'integrale sull'intervallo rosso, è la somma dell'integrale sull'intervallo B più l'integrale sull'intervallo C. Fa tutta la casistica in tutti i casi. Va bene? E questo qui, diciamo, è l'unico modo per definire questo simbolo in modo che questo vi valga sempre. In particolare, quando io scambio gli estremi dell'integrazione, si vede subito l'integrale cambia solo di segno. Devo prendere C uguale a 1 di 2 per farlo vedere. Va bene? Naturalmente occorre dar senso all'esistenza di questi integrali, quindi qual è il quadro giusto? Se così, il quadro giusto F è integrabile su ogni intervallo chiuso e dato incluso in questo, diciamo, l'ipotesi che riesce dal senso di un e non è richiesto che la funzione sia continua. Noi sappiamo che le funzioni continue sono integrabili, cioè non l'abbiamo dimostrato, abbiamo solo enunciato, o certe cose che abbiamo dimostrato e abbiamo enunciato e non abbiamo dimostrato non provocano un circolo vizioso, perché la dimostrazione che abbiamo rimandato con l'analisi 2, se uno va a vederla, potrebbe essere spostata che prima del teorema fondamentale del calcolo. Ci vuole l'ambaradan, la dimostrazione del teorema di Bolzano-Weiss, la dimostrazione del teorema di Weiss sull'esistenza del massimo e minimo, questo e quello e quest'altro, tante cose che potrebbero tranquillamente essere fatte prima. Quindi non abbiate paura, i fisici se li infischiano, i matematici magari no, non potrebbero infischiarsene, dici riduzioni, non ci sono. E il materiale è stato riorganizzato in modo che tutti i concetti vengano nel corso di analisi 1 e poi quello che non ci sta lo dimostriamo più tardi. E esatto, sviluppiamo contemporaneamente la teoria. Sappiamo, con le virgolette, che le funzioni continue sono integrabili, ma l'ipotesi di continuità è sicuramente vera. Ma una funzione che ha tanti salti, come una funzione a scala, per esempio, vanno trattato bene. Va bene? Ecco, allora, ecco, in questo quadro qui diamo la definizione di funzione integrale. DF. Allora, che cos'è la funzione integrale? L'articolo determinativo è improprio. Perché ce n'è una tutte le volte che diciamo un punto, però è corrente questo uso qui, quindi lo tolleriamo, diciamo per le norme storiche o di prassi. Fisso C appartenendo all'intervallo I e questo F grande da I in R, se vuoi davvero reale, sì, mediante la formula f grande di x l'integrale fra c e x di f. Ecco, dunque qui x è già stato bruciato con un significato, evitiamo di usare lo stesso simbolo per l'alfabeto, è abbastanza ricco, uno non si accontenta dell'alfabeto, ha anche a disposizione Giovanni, per esempio, va bene?
Se fa le combinazioni finite passa il numerabile, va bene? Quindi ha. Allora, no, non ho detto numerabile, dovrebbe bastare. Non è fare il signor Vince. Naturalmente, tutto il mondo sta qui. Tutto qui è la funzione integrale a partire dall'estremo C. Allora, delle proprietà, una proprietà banale della funzione integrale f di c quando fa? Perché? È un punto. Per? Per definizione. Definizione. Cosa succede se io cambio c? Allora chiamiamo f c quella funzione lì. Cosa succede se prendo due valori di c, c primo e c secondo? Allora l'integrale su c, da c primo a x di f di y di y meno l'integrale da c secondo a x di f di y di y. Cosa fa? Ecco, il primo uso, qualunque sia la posizione reciproca dei tre punti c' c secondo e x, deve valere la proprietà di divergenza utilizzata. Allora, l'idea è, vado in una figurina e ve li mettete nell'ordine più comodo per voi e vedete cosa avviene pensando alla proprietà di divergenza solita. Quello che trovate vale qualunque sia la posizione reciproca. L'integrale da c' x meno l'integrale da c secondo x mi farà l'integrale da c'. Effettivamente se questo qui lo mandate di là vi riconoscete esattamente la proprietà di t, quindi torna. Ma per vederlo subito senza fare le immagini genere ci fate come io. Ed è costante, non c'è più x, quindi due funzioni integrali della stessa funzione che sono diverse perché abbiamo preso diverso il punto di partenza semplicemente differiscono per una costante. Quindi la prima c'è nulla in un certo punto, la seconda c'è nulla in un altro punto, ma di fatto il suo grafico è ottenuto dalla prima traslando il punto. Va bene? Un'altra cosa da dire, che lì invece è un'osservazione, senza altre ipotesi, F grande continua prendo un punto e prendo un intervallo chiuso e limitato, cosa viene per tutto lì. Quindi andiamo a vedere che continua in ogni, basta vedere, in ogni intervallo chiuso e limitato a B con il complemento. Non è vero questo, allora sarà così, quindi perché ogni punto lo troverò bene in intervallo chiuso e limitato che contiene il punto che contiene il tempo. Allora se f è piccolo è integrabile in i, perché è la nostra ipotesi, allora f è piccolo è limitata in i. E quanto fa se prendo due punti qualunque x diciamo x primo e secondo appartenenti alla b? Quanto fa f grande di x primo meno f grande di x secondo? F grande di x primo fa l'integrale tra c e x primo di f di y di y meno l'integrale tra c e x secondo di f di y. Lo stesso discorso di prima, fa l'integrale da x primo a x secondo di f di y di y. Se questo qui lo portate di qui, ritrovate integrale tra c x primo uguale all'integrale tra c x secondo più l'integrale tra x secondo e x primo. Ho sbagliato gli estremi. Eh?
tanto poi per i moduli non avrebbe compromesso nulla. Adesso questo lì se esprimo quale secondo non c'è niente da dire, se zero ci darò che quinto, c'è niente da dire. Se esprimo diverso del secondo, se dalle due case esprimo maggiore o minore di secondo. Quindi questo qui che cosa fa? Fa nei due casi l'integrale su esprimo il secondo di f di y in modulo o l'integrale su il secondo esprimo di f di y in modulo. Va bene? Nel caso esprimo minore di secondo, esprimo maggiore di secondo. E adesso uso il teorema del confronto, un corollario del teorema del confronto dell'integralità del modulo. Allora andiamo avanti. Questo qui è minore o uguale dell'integrale su esprimo il secondo di modulo f di y. E questo è minore uguale dell'integrale su il secondo esprimo di modulo f di y. E questo qui è minore uguale del su di modulo f in questo intervallo e quindi a maggior ragione in AT per la misura di questo intervallo modulo esprimo di il secondo. E questo è minore uguale del su di f modulo f in questo intervallo e quindi a maggior ragione su una b più grande per l'ampiezza di questo intervallo di secondo grado. Cosa si è dimostrato? Che f grande è lipschitziana, questa è come costante di Lipschitz in AB, e quindi è continua in particolare che però tutte le volte che visiamo un punto vicino a quel punto lì la funzione lipschitziana, quindi la funzione integrale per esempio non potrà avere situazioni di questo genere che corrispondono a cose non lipschitziane vicino a quel punto, perché l'incremento della funzione è infinitamente più grande dell'incremento della funzione perché c'è una derivata che sarà di più. Il rapporto incrementale non può mantenersi. Va bene? Allora ecco il primo teorema che mostriamo riguarda la differenziabilità di una funzione. Naturalmente però funzione si chiede se questa ha qualcuna delle proprietà rilevanti della matematica, allora per avere la differenzialità ad esempio che siccome f grande e f piccolo io prendo i prendo tutto r e f piccolo prendo una cosa fatta così, ho proprio bisogno di dire quanto fa in 0 quanto fa in 1. Quanto fa in 0 se fa questo valore, fa questo valore, fa questo valore, fa questo valore? L'integrale non se ne accorge, Tanto lo zero. È tanto, mi piace, pensiamo per esempio così, ma è irrilevante. Allora, cosa succede se x è negativo? Prendiamo c uguale 0 per fare questo. Vogliamo fare un esercizio, prendiamo c uguale così. Cosa succede se x è negativo? Allora, la nostra f grande vale l'integrale da c a x di f piccolo di y uguale a meno l'integrale su x c di f di y. X sta qui, allora l'x negativo è quello giallo, allora nel caso giallo che cosa abbiamo? L'integrale di questa funzione quanto fa? La scala a 0 fa questo, questa misura che moltiplica il valore della funzione, il valore della funzione fa 1 e quindi fa c, ecc.
cosa succede? Caso verde, felice sta lì in mezzo. Se 0 minore di x minore c. Vedete, avevo soltanto il valore di x uguale 0, ma è inutile stare di fare queste cose, perché la funzione è continua, cioè più grande, quando so quanto fa a sinistra e quanto fa a destra, faccio il mio subito, un caso in meno. Allora, l'f grande quanto fa nel caso verde? Continua a fare l'integrale fra c e x, e l'integrale fra c e x continua ad essere meno l'integrale su x, sì? Di f di y, di y di y. Questa volta sto integrando la costante sull'intervallo di x, la costante 1. Trovo c meno x con il meno. L'ampiezza dell'intervallo. Il caso rosso, dove è il rosso? Qui. X è maggiore di c. F grande di x quanto fa? Continua a fare l'integrale fra c e x, e l'integrale fra c e x vale proprio l'integrale sull'intervallo cx di f di y di y. Quanto fa? Devo integrare su questo intervallo la funzione 1, quindi trovo la misura dell'intervallo x meno c. Ho visto che ho trovato x meno c, correggiamo un attimo qui, anche questo è x meno c. Così comincio a vedersi un po' più chiaro. Come è fatta la funzione che ho trovato? La disegnerei in viola sul stesso grafico, in viola, o in giù, non so, in viola. Allora, vale 0 fino a... qui vale meno c. Questo valore è meno c. Da qui poi vale x meno c. Com'è x meno c? A pendenza 1, guarda caso passa per questo punto, doveva passare per questo punto, per grande di c fa 0. Poi sarà continua, e quindi è chiaro che gli elementi che non ho considerato sono compresi nel caso. Quanto fa la derivata di quella funzione lì? Della funzione viola? Allora, la derivata non c'è nel domicile, guarda caso l'origine funzionale, c'è in tutti gli altri punti. Guarda caso tutti gli altri punti sono punti in cui la funzione continua. Quanto fa a sinistra di 0? La derivata fa 0, guarda caso la funzione più piccola fa 0. Quanto fa per x positivo la derivata? Fa 1, guarda caso, che piccolo fa 1. Non è un caso. Bene? Non è un caso. Teorema. E questo è un primo rapporto fra derivazione e derivazione. Abbiamo costruito la funzione f grande mediante un'operazione di tipo integrazione, e adesso ne facciamo la derivata. E ritroviamo la funzione f. Ma è un'ipotesi. Se f è anche continua, allora f grande di classe c1 e f grande primo, la funzione derivata f grande primo coincide con la funzione f piccolo. Che vuol dire per ogni x dell'intervallo f grande primo di x uguale a f di x. Questo, due funzioni sono uguali quando sono lo stesso valore in tutti i stesso dominio, stesso dominio, gli stessi valori. Allora, ecco, questo qui diciamo è il teorema che viene assolutamente vedere in mente. Qui abbiamo visto delle particolarità. Questo qui non rientra, questo caso. Ma rientrerà nella dimostrazione. Vediamo prima, vediamo la dimostrazione, se la esaminiamo per bene, ci accorgiamo che alla fine abbiamo fatto anche questo caso. Allora, vediamo la dimostrazione.
Allora, dimostrazione. Prima tappa, esiste per ogni x dell'intervallo, esiste per grande primo di x e risulta f grande primo di x uguale a f primo di x. Seconda tappa, f grande c1. Lo stiamo rovesciando. Beh, la seconda tappa è gratis. Gratis perché una volta che ho visto che c'è la derivata f piccolo, f piccolo continua, ciò non è la definizione di c1. Fine. La seconda tappa. Quindi la prima, la cosa da dimostrare è quello. Allora, per dimostrare la prima tappa, andiamo a fare il ragionamento per fisso x, fissato. Andiamo a vedere quanto fanno la derivata destra e la derivata sinistra. Andiamo a vedere che in tutti e due i casi f di x va bene, f piccolo di x. Dopodiché ci sarà la derivata che vale f piccolo di x. Allora, facciamo un ragionamento per la derivata destra, quello per la derivata sinistra va cambiato leggermente con piccole modifiche e lo lasciamo. Va bene? Allora, la domanda che ci poniamo è questa. Abbiamo fissato. Che vuol dire? Cioè, la nostra tesi, limite per h che tende a 0 da destra di f grande di x più h meno f grande di x fratto h uguale a f di allora andiamo a calcolarci il rapporto incrementale. A questo punto h è positivo, il tutto messo in modo che x e x più h appartengono al nostro intervallone i, va bene? Se i è un secondo estremo, questo problema non si pone, se siamo proprio nel secondo estremo, se la ciola derivata sinistra, modifiche ovvie, insomma, nelle situazioni di partita. H maggiore di f, f grande di x più h meno f grande di x. Fa l'integrale tra c e x più h di f piccolo di y di y meno integrale tra c e x di f di y di y. Proprietà di tira generalizzata, integrale tra x e x più h di f di y. Vedete quanto era importante avere questa roba che abbiamo già usato tre volte almeno. Bene. Allora, quanto fa il rapporto incrementale? F di x più h meno f di x grande diviso h. Ah, quello che abbiamo trovato adesso, se h è positivo, chi è? È l'integrale sull'intervallo di estremi x, x più h di f di y di y fratto h. Che è h per questo intervallo? È l'ampiezza. E quindi è la media sull'intervallo di x, x più h di f di y di y. Questo simbolo qui vuol dire che la misura rispetto a cui prendiamo l'integrazione è l'ampiezza, va bene? E quindi questo è proprio l'm di questa. Va bene? Ok, allora abbiamo il teorema della media. Il teorema della media ci dice che questo qui è compreso fra l'inf e il sub di f in questo intervallino. In questo intervallino. Allora, cosa dovevamo dimostrare? Adesso lo riprendiamo il discorso, dovevamo dimostrare quello. Allora, questo qui diciamo il discorso preliminare concluso per vedere qual è lo strumento vero che dobbiamo stare in considerazione. E guardate che il teorema della media sembrava un teorema cretino, in realtà cretino non è, perché questo non è questo, e questo qui sarà fondamentale, per ciò che si chiama teorema fondamentale del campo, però. Cioè, certi teoremi apparentemente cretini hanno delle conseguenze grossissime. Va bene? Allora, cosa dovevamo dimostrare? Devo fisso epsilon
possiamo cancellare, ormai non si vede nel mondo, questo è. Allora, fisso epsilon, positivo, e certo, delta positivo, tale che per 0 minore h, minore delta, minore, minore uguale, eccetera, il rapporto incrementale, f grande di x più h meno f grande di x fratto h è compreso fra quello che io voglio che sia il limite meno epsilon e la stessa cosa più epsilon, va bene? Questa qui è la tesi precisata in termini di epsilon delta. Allora chi è che prendiamo come delta? Prendiamo come delta quello che in corrispondenza a epsilon ci fornisce la definizione di continuità di f nel mondo x, o meglio la continuità di f ristretto da x a destra, perché a sinistra non c'è niente. Va bene? Quindi la funzione f ristretta a x più infinito intersezione i è continua in x. Va bene, sfrutto questo della mia ipotesi. Questo qui ci terrà dentro, per esempio, eccetera, ci darà delle informazioni. Quindi uno guarda esattamente che cosa serve per far tornare la dimostrazione, si accorge che di fatto ha dimostrato tutto. Va bene? I matematici dicono posizioni, come certi penso. Va bene? Con lo stesso sforzo, semplicemente una piccola osservazione in più, si ottiene un risultato molto più generale. Va bene. F continua in X. Quindi trovo delta. È di progressivo. Il valore F di Y sia compreso tra F di X meno Y. In fondo f di x in tutti in fondo per tutti gli y che stanno dove? È giusto, che stanno nell'intervallo x più delta, ancora nell'intersezione i, anche me, esatto. Va bene? Cioè se sono nel secondo estremo non c'è niente da dire, diciamo la direzione non c'era nemmeno il problema. Quindi questo delta posso fare in modo di prenderlo in modo che questo intervallo sia nell'intervallo I di partenza, perché è il caso del secondo estremo, non lo considero. Va bene? Allora quanto fa la media? Dove sta la media? Per il teorema della media la media di F su questo, sull'intervallo, su un qualunque intervallo compreso, contenuto in questo, sarà compresa fra l'inf e il sub dell'f in questo stesso intervallo. Quindi avrò che la media di f su un qualunque intervallo x più h di f in dy sarà compresa tra l'idem primo e l'idem secondo, che sono questo e questo. Va bene? Se questo intervallo è contenuto in questo, cioè se h è più piccolo, la media era esattamente il nostro rapporto. Va bene? Allora, che cosa abbiamo dimostrato? Abbiamo dimostrato che se una funzione fa così, questa è la funzione più piccola, se faccio la funzione integrale a partire dal punto C qualunque, guardate bene che il punto C è fissato all'inizio del discorso e X invece è un punto qualunque, la variabile C non è questo, questo quello che sto esaminando è il punto X, C sta dove vuole e poco importa quanto vale C, perché è una questione di differenzialità di valore della derivata, è chiaro che non può dipendere da C. Abbiamo visto che cambiando C la funzione si sposta in su e in giù, la tua derivata non cambia. Va bene? Quindi
dove sta sia irrilevante in questo discorso. Deve essere irrilevante. Allora, cosa succede? Se questa funzione non è continua, quindi il teorema così non lo applichiamo, però applichiamo la costruzione. È continua da qui in su. La restrizione da qui in su. A questo punto è un punto di discontinuità della funzione, ma non della restrizione. Questo valore qui è il valore della derivata destra della funzione integrale. Va bene? E se f invece di essere definita così? Fosse stata definita in un altro modo. Il valore della derivata destra. Allora, immagino di prendere esattamente lo stesso grafico, anzi, quel punto lì. Con un altro colore. Cancello questo. No, no, no. Il punto x in alto. Quello che ho appena cancellato. Cioè, almeno io l'ho capito così. Cosa trovo? Applico quello che ho dimostrato con la mia F. No, questo qui è un punto di discontinuità per la restrizione. Però G che si ottiene rimpiazzando ancora questa roba qui, dove pensiamo la rossa, gialla, la G che si ottiene rimpiazzando questo valore e cancellando questa. Va bene? Che cos'ho? Ho F grande primo destra del punto X uguale a G di X, che non è F di X. Che cos'è per F? F di G di X per Y che tende a X da destra di F piccolo di X. Attenzione che in tutti gli altri punti non è stata usata la possibilità, è stata usata solo questo. Quindi di fatto abbiamo dimostrato, cioè la funzione integrale non si accorge se io cambio la definizione di F del singolo punto e me la aggiusto in modo da far tornare l'applicazione del pezzettino che ho dimostrato. Va bene? Di fatto che cosa abbiamo dimostrato? Se esiste necessariamente finito per la funzione limitata il limite destra, allora esiste anche la derivata destra della funzione integrale di punto x e vale la formula derivata destra della funzione integrale uguale limite destro della funzione integrale. Questo qui è quello che abbiamo dimostrato. L'abbiamo dimostrato nel caso della continuità, ma con il trucco di spostare il valore dell'f piccolo come ci trova più comodo, perché tanto la funzione integrale non se ne accorge, va bene, in barra la funzione integrale, e noi aggiustiamo il valore delle funzioni f piccolo, di fatto che non c'è nessuno. Mutatis mutandis, cambiate le virgole della dimostrazione, si ha lo stesso risultato, il limite sinistro. Allora, come corollario, naturalmente abbiamo il teorema così come è, diciamo. In ogni punto di continuità c'è la derivata e il valore della derivata è proprio più piccolo, nello stesso punto. Però qui c'è qualcosa di più, per esempio, in tutti i punti in cui F piccolo ha una discontinuità eliminabile, cosa succede? Ci sono il limite destro e il limite sinistro sono uguali, c'è la derivata della funzione, scusate, mi erano più gerarchiche. Quello del limite sinistro, scriviamolo, se esiste f di x meno, allora esiste f grande meno primo di x e f grande primo più di x uguale di x meno limite sinistro. Se abbiamo una discontinuità eliminabile dell'f piccolo, questi due limiti esistono e sono uguali, allora esistono anche queste due derivate, meno quindi era e f più. Curatele comunque. Esistono queste due derivate unilaterali e sono uguali, cioè esiste la derivata. E vale il valore comune di questo. Che è il quindi come corollario abbiamo già il teorema, vero? Abbiamo se in un punto c'è una discontinuità eliminabile, per la funzione più piccolo, c'è la differenziabilità comunque delle f grandi. F grande differenziabile e il valore della derivata è il limite della funzione f piccolo. Tutto scritto sul libro. Se invece la f piccola ha un salto, cosa succede? Questi due limiti esistono tutti e due.
però sono diverse. La funzione F grande avrà la derivata destra e la derivata sinistra, ma saranno diverse. Quindi è sicuro un punto di non differenziabilità, è precisamente quello che chiamiamo un punto angoloso, perché F grande è continua, però c'è la derivata destra e sinistra. E rientra esattamente qua. Esempio fatto che abbiamo visto. Naturalmente per ricostruire quella roba là che abbiamo fatto con l'edizione, adesso si va in matematica. Per esempio là era fatto così, qui c'è l'origine e qui c'è la funzione f, qui voleva 1, io applico semplicemente questo teorema e dico f grande, qui c deve fare 0. E f grande primo di x deve fare 0 se x è minore di 0 e 1 se x è maggiore di 0 e più f grande continua in un c e in 0, va bene? Perché f grande comunque continua. Qual è l'unica funzione che riesce a realizzare queste qui? Quella viola che lo dice. Devo dargli derivata 1, non posso scendere la retta, va bene? E mi va bene fino a quando incontro l'asse delle ordinate, dopodiché devo prolungare la sinistra con una costante, va bene? Però mi sembrava doveroso, devo farne 1 in modo da tutto sulla funzione integrale. Io direi che potreste esercitarvi su questo teorema cercando di fare cose, qualche esercizio di questo tipo. Vi disegnate la funzione F piccolo e dite C è questo, come è fatta la funzione F grande? Allora, la funzione F, diciamo in questo caso molto semplice, la funzione F grande deve essere continua dappertutto, qui sarà C1. La funzione F piccola è molto piccola, sarà 5, no? Deve annullarsi a questo punto e questa funzione come derivata. In questo intervallo la derivata è positiva e la funzione F grande crescerà. Crescerà fin qui. Come sono arrivato lì sicuramente non va bene. Non va bene perché deve arrivarci con derivata 0, perché la funzione F piccola, e quindi qui deve fare così. Da qui a qui deve decrescere. Arriverà giù, non lo so, forse sì, forse no, e decresce fino a questa scissa dove ci arriva con derivata nulla, perché il valore della derivata è questo, il valore della funzione del punto, e poi si rimette a crescere. Allora, qui sarà riuscita a scendere sotto zero? Direi di sì, perché l'ascesa a cosa corrisponde? All'integrale a questo punto che era quest'area, che era quest'area. Integrale da questo punto quest'area, sì, va bene? E adesso da qui a qui, dove la funzione più grande raggiunge il punto più basso, il valore dell'incremento della funzione integrale è esattamente meno l'area che mi trovo di sotto, che è un'area di colore giallo, che è più grande di questa qui, quindi la funzione gli aspetti quantitativi possiamo lasciarli perdere, ma l'aspetto qualitativo, che la funzione grande deve essere fatta così, qui deve andarci con il data zero, anche qui, va bene? È dato esattamente da questo. Se invece avessimo avuto una funzione fatta così, per esempio, e c era questo, la funzione integrale come sarebbe stata? Allora, la funzione integrale risultava crescente da qui a qui, perché la sua funzione, perché la sua derivata, la funzione integrale, qui ci arriva con derivata zero, poi si mette a decrescere, e a un certo momento, quando arriviamo a questa ordinata, avremo un punto angoloso. Una derivata sinistra, che vale il limite sinistro dell'f piccolo, quindi negativa, e una derivata destra, che vale il limite destro dell'f piccolo, positiva, e la funzione si mette a crescere di nuovo in questo intervallo, perché la sua derivata è bianca. Arriva qui con derivata 0 e poi si mette a calare e poi arriva qui con derivata 0. Ci
sono gli aspetti quantitativi che corrispondono al calcolo di certo integrale, quantomeno al confronto di certo integrale, più grande questo, più grande quello. Ma l'aspetto qualitativo, va bene? Non so se riusciremo a fare qualche esercizio in questa direzione. State tranquillo che non può essere dato l'esercizio di questo tipo in una prova scritta, perché le risposte sono quadratini e non sono grafici. Va bene? E non sono grafici. Quindi è sicuro, però se volete capire qualche cosa, cioè lo scopo del corso dovrebbe essere arricchire le conoscenze, le competenze, eccetera, e non passare l'esame. Purtroppo succede che in una festa non irrilevante, se vuoi fare un eufemismo degli studenti, lo scopo è passare l'esame. E allora i docenti cosa fanno? Fanno in modo che almeno come sottoprodotto ci sia un briciolo di cultura. E quindi tendono a bocciare. Va bene, in certe situazioni chiamiamo all'estremo. Va bene? Facciamo l'intervallo.